Per la gestione del rischio nello sci alpinismo possiamo contare sull'ausilio di vari metodi collaudati. Una strategia di base molto diffusa è il cosiddetto metodo del filtro 3x3. Con questo metodo si valutano tre fattori fondamentali, che sono le condizioni, il terreno e il fattore umano, ovvero chi partecipa all'uscita. Poi si applicano tre filtri. Si inizia scegliendo l'itinerario da casa o a rifugio, dove si procede alla pianificazione. Questo è il primo filtro. Il secondo filtro è quello in ambiente. Ci rechiamo in loco e osserviamo con i nostri occhi la situazione, raccogliendo percezioni e impressioni. Il terzo filtro, o livello, si ha sul singolo pendio. Quando mi trovo direttamente davanti al pendio, devo chiedermi: parto o rinuncio? E se parto, in che modo? Il grande vantaggio del metodo del 3x3 sta nel fatto che permette di rivalutare le proprie scelte. Se in fase di pianificazione ho trascurato qualche aspetto oppure ho sbagliato una previsione, posso rivedere le mie valutazioni in loco o al più tardi sul pendio, per esempio se vedo che è presente un problema valanghivo che non avevo previsto in fase di pianificazione. A quel punto ho la possibilità di dire: no, oggi è troppo pericoloso, meglio fare qualcos'altro. Il primo livello del filtro 3x3 è quello della pianificazione da casa. In questa fase non abbiamo informazioni sulla situazione in loco. Non abbiamo osservazioni su cui basarci, quindi dobbiamo fare affidamento solo sulle previsioni, come le previsioni meteo o, cosa essenziale per valutare le condizioni, sul bollettino. Il bollettino valanghe riporta informazioni molto importanti, ovvero non ci indica solo il grado di pericolo, cosa un po' vaga, ma fornisce anche dati concreti su dove si trovano i punti di pericolo e quale sia il problema valanghivo effettivo in una data giornata. Quindi mi dice se aspettarmi un problema di neve ventata oppure un problema di temperatura. Le informazioni tratte dal bollettino vanno a creare la base per stabilire se l'itinerario che sto pianificando sia adatto alla situazione o se non sia invece meglio pianificare una meta alternativa o cambiare direttamente zona. Il secondo aspetto relativo alle condizioni riguarda il meteo. Il meteo influenza i fattori di formazione delle valanghe e di conseguenza va a impattare anche su di noi che facciamo sci alpinismo. Com'è il meteo in quella zona? Lì abbiamo delle precipitazioni. Si tratta di neve o di pioggia? C'è neve pallottolare? Poi c'è il fattore eolico, dove sono importanti la forza e direzione del vento. Bisogna sempre tenere presente che quando il vento supera i 40 km orari, si formano accumuli di neve ventata. Per questo il vento è considerato il costruttore di valanghe. Poi c'è la temperatura. Quando le temperature sono molto basse, spesso capita che le situazioni di pericolo si protraggano più a lungo rispetto a quando le temperature si aggirano attorno allo zero. C'è da dire anche che per chi scia, se si devono affrontare temperature molto rigide e si aggiunge un vento forte, la cosa può diventare spiacevole. In fatto di condizioni meteo, un aspetto decisivo è la visibilità. Una scarsa visibilità è già di per sé ragione sufficiente per interrompere un'escursione. Se già in fase di pianificazione so che le condizioni di visibilità saranno pessime, allora cerco un itinerario che si possa affrontare anche con scarsa visibilità, magari restando nel bosco o su terreni ben strutturati. In fase di pianificazione, dopo aver tratto le informazioni necessarie dal bollettino, devo valutare anche il terreno. Qui devo chiedermi che tipo di terreno ha senso scegliere con le condizioni previste in termini di pendenza, esposizione e situazione generale. Anche per questo tipo di valutazioni esistono strumenti d'ausilio come il metodo dei 30 gradi, che serve a individuare i punti chiave in base alle condizioni, oppure il tool è il percorso giusto per capire se il rischio in base alle attuali condizioni in termini di inclinazione del pendio e caratteristiche del percorso sia accettabile o sia invece troppo marcato. Per la valutazione del terreno sono molto importanti le informazioni fornite dalle carte topografiche. Qui mi interessa soprattutto la ripidità dei pendii, ma ovviamente anche l'esposizione, per capire se mi trovo in uno dei punti di pericolo segnalati dal bollettino valanghe. Mi serve sapere anche se ci siano trappole morfologiche per valutare le possibili conseguenze. Per esempio, sotto il pendio si trova un bosco di alberi contro i quali potrei andare a sbattere o un burrone dentro il quale la valanga potrebbe spingermi. Tutti questi aspetti vanno presi in considerazione nella valutazione del fattore terreno e vanno esaminati alla luce delle informazioni fornite dalla mappa topografica.
Quando si pratica sci alpinismo, una buona idea è quella di non andare mai da soli, ma di muoversi sempre in gruppo. Quando si va in montagna con un gruppo di persone, succede sempre che ci sia chi è più forte degli altri, chi magari sa sciare un po' meglio e chi preferisce pendii un po' più ripidi, mentre altri invece preferiscono percorsi più semplici. Per questo bisogna sempre tenere in considerazione le caratteristiche di ogni membro del gruppo, in termini di condizioni fisiche, abilità e motivazione. Il livello di forma è relativamente facile da valutare, deve essere abbastanza buono da permettere alla persona di affrontare l'intero percorso. In termini di abilità ci sono diversi aspetti da considerare. Da un lato le abilità sciistiche sono ovviamente molto importanti. La persona deve essere in grado di affrontare la discesa in sicurezza, ma bisogna considerare anche la tecnica di progressione, che deve essere abbastanza buona da permettere di salire in sicurezza, soprattutto se il pendio è ripido. Un altro aspetto relativo alle abilità è la conoscenza delle tecniche di gestione delle emergenze. Anche in questo, ogni membro del gruppo deve possedere conoscenze sufficienti per affrontare il percorso in sicurezza. Poi c'è la questione della motivazione. Qui è importante che all'interno del gruppo siano tutti d'accordo su cosa fare e dove andare. La cosa peggiore che può capitare è avere un gruppo eterogeneo, con alcune persone che puntano a un'escursione facile e altre che vogliono un'uscita più sportiva e avventurosa. Questo crea conflitti nel gruppo, cosa che va evitata. Questo problema si può escludere con una buona pianificazione. La pianificazione dell'itinerario deve essere sensata in termini di scelta del percorso e naturalmente va rispettata quando ci si trova in ambiente. Ciò significa che quando si arriva in loco, quando si parte dal rifugio o si arriva in montagna, bisogna assicurarsi che quanto previsto abbia effettivamente riscontro. Quindi si provvede a rivalutare tutti e tre i fattori, ovvero le condizioni meteo, il terreno e la composizione del gruppo. Partiamo dalle condizioni. Qui andiamo a vedere se la situazione nivologica, ovvero se la situazione valanghe, è come l'avevamo prevista o se è più o meno favorevole. La quantità di neve fresca è quella che avevamo previsto o magari ha nevicato di meno? Il vento è stato più forte? C'è più neve ventata? O forse ce n'è meno? Magari è più umido o più secco del previsto? Oppure è più freddo o più caldo? Insomma, si deve semplicemente controllare se le condizioni sono quelle previste. Lo stesso vale per il meteo. Se la visibilità è migliore del previsto è una fortuna. Quindi ringraziamo la buona sorte e ne approfittiamo. Se invece la visibilità è peggiore del previsto, allora bisogna stare un po' sulla difensiva e, se necessario, modificare l'itinerario e trovare una meta alternativa che sia più facile da affrontare. L'esperienza insegna che spesso il fattore umano viene troppo trascurato. Sin dall'inizio ci si deve chiedere se tutti i membri del gruppo sono d'accordo, se ognuno quel giorno è ben disposto o disposta. Quella è la base. Poi però serve fare un passo in più e assicurarsi anche che tutti abbiano l'attrezzatura necessaria. Tra l'attrezzatura c'è un oggetto di importanza cruciale per noi, ovvero l'ARTVA. Prima di ogni uscita, al punto di partenza, bisogna sempre verificarne il giusto funzionamento e fare un controllo completo per assicurarsi che ogni ARTVA funzioni sia in modalità di trasmissione che di ricerca e che tutto sia in ordine. Se fa freddo bisogna controllare di aver portato i guanti pesanti. Va verificato che l'attrezzatura di emergenza sia completa e di aver portato il kit di primo soccorso. È fortemente raccomandabile affrontare l'argomento parlandone con il gruppo e prendere accordi così che non ci siano brutte sorprese. Con l'ultimo filtro zonale si valuta il singolo pendio. Questa è la fase in cui verifico se la pianificazione era corretta e se le osservazioni in loco corrispondono alle mie previsioni. Per esempio, osservo se sono presenti segnali d'allarme. Se ne è individuato qualcuno? Si vedono delle tracce sul pendio? Ci sono problemi valanghivi? Se sì, quanto sono marcati? Poi osservo il terreno. Ci sono delle trappole morfologiche? Come procedere? Ma devo tenere conto anche delle persone che sono con me. Com'è l'umore generale? Quanto sono capaci? Quanto sono in forma? La pianificazione serve soprattutto a questo, cioè a considerare tutti gli aspetti rilevanti che possono influire sull'uscita sci alpinistica. Per questo è così importante, una volta in loco, cercare di verificare tutti i punti e stabilire se le condizioni sono quelle previste. In tal senso sono di importanza cruciale i cosiddetti segnali di pericolo o d'allarme.
Per esempio, se si nota una valanga recente, quello è un chiaro segnale che il pericolo valanghe è elevato. Suoni di assestamento, fessurazioni o una forte penetrazione di umidità sono tutti segnali che indicano un forte pericolo di valanghe. La cosa migliore è tener conto di questi aspetti nella pianificazione o almeno averne sentito parlare. In caso contrario, è ancora più importante, quando ci si trova in escursione, tenere sempre gli occhi aperti e i sensori sintonizzati per riuscire a valutare la situazione in loco e se questa sia più o meno favorevole rispetto a quanto previsto. Sul singolo pendio è importante non solo valutare le condizioni e il terreno, ma anche tenere d'occhio il fattore umano. Nel concreto mi devo chiedere, come stanno gli altri membri del gruppo? Sono in grado di affrontare le sfide del percorso, per esempio in termini di ripidità e di rischio cadute? E ancora, come organizzarci all'interno del gruppo per affrontare il pericolo valanghe con misure come distanze di sicurezza, distanze di alleggerimento e punti di raccolta? Anche qui ritrovo un intrecciarsi dei vari fattori, ovvero del gruppo come fattore umano con gli altri due fattori, condizioni e terreno. Un sistema molto usato per la valutazione del rischio è il metodo PCMR. In breve, consiste nel valutare il pericolo, ovvero la probabilità che si verifichi una valanga, le conseguenze che avrebbe e quali misure posso adottare, e il risultato è il livello di rischio. Questo approccio può essere perfettamente affiancato al metodo del 3x3. Sostanzialmente, lo sci alpinismo e il fuoripista si rivelano molto complessi se si vuole tenere conto di tutti i fattori e analizzare tutti i punti. Ma proprio in virtù di questa loro complessità, si dimostra utile usare per la pianificazione un metodo strutturato, come quello del 3x3. Se si suddivide la questione nei vari fattori, condizioni, terreno e fattore umano, tenendo conto dei filtri dimensionali, e ci si affida a una strategia di gestione del rischio come il metodo PCMR, diventa molto più facile pianificare l'itinerario, rispondendo in modo mirato a domande relativamente semplici sui singoli punti, anziché perdersi nella complessità. In questo modo la pianificazione diventa subito molto efficace e anche alla portata di tutti, non solo per chi ha già esperienza, ma anche per chi è alle prime armi.